Siamo al MIA Fair, Milan Image Art, la fiera dove si parla e si vede la fotografia che esce finalmente dai nostri monitor e diventa un'esperienza da toccare con mano, che prende forma attraverso stampe di livello professionale e qualitativo altissimo. Facciamo un giro per gli stand perché ci sono veramente un sacco di artisti di calibro nazionale ma anche internazionale che arrivano da tutto il mondo per esporre opere fotografiche di grande valore. Ci diamo anche appuntamento peraltro con alcuni personaggi importanti nel panorama fotografico per parlare specificatamente di stampa fine art, che è l'argomento portante di questa fiera. Ragazzi, io ho una fortuna sfacciata a fare questo mestiere, perché adesso sono qua in compagnia di Guido Arari, che per me è letteralmente uno dei maestri che hanno accompagnato le mie ispirazioni fotografiche. Guido ha fotografato musicisti di tutto il mondo, ma non solo, anche grandi personaggi. E al MIA Fair è qua con una galleria incredibile di immagini che hanno anche un percorso di stampa molto particolare. Sì, molte delle mie immagini, non solo musicali ovviamente, e alcune di Arcane vengono proposte per la prima volta in un'edizione Fine Art. Quindi non sono stampe fotografiche analogiche, ma insomma una nuova strada, se vogliamo, per rivitalizzare immagini scattate in origine in pellicola e quindi poi restaurate in digitale e valorizzate in questo modo. Quindi un processo non solo tecnico in realtà, ma... No, perché tutto nasce dal progetto della galleria fotografica che abbiamo aperto a novembre ad Alba, e una galleria dedicata interamente alla fotografia musicale, come ne esistono all'estero ma non in Italia, e però anche con l'ambizione di trovare dei ponti verso la fotografia pura, insomma, fotografia di alto livello. E Arcane, per esempio, si presta a questo perché ha sfiorato la musica con immagini iconiche, ma in verità è un grande visionario, uno dei grandi maestri della fotografia americana, e si è verificata questa occasione di realizzare la mostra interamente in Italia, quindi avendo la famiglia che è venuta qui con gli originali di Kane, li abbiamo scansionati, restaurati e stampati in fine art. Quindi un'operazione di divulgazione nuova, visto che Kane, morto 20 anni fa, non è mai stato più esposto né in Italia né all'estero. Beh, direi che magari è l'occasione giusta per fare un giro dall'altra parte della galleria e andare a vederle e a commentarle insieme. Ecco, adesso siamo veramente immersi nelle stampe di Arcane. Arcane, lo dicevamo poc'anzi, un fotografo che voi avete ritirato fuori. Arcane è stato uno dei miei miti quando ho cominciato a fotografare negli anni 70. Lui era attivo dagli anni 50, poi è scomparso nel 95 e non è mai più stato esposto, è caduto nel dimenticatoio. E negli ultimi 10 anni ho avuto contatti con la famiglia ripetuti, prima perché non esisteva un libro e poi quando è nato il progetto della galleria perché avrei voluto veramente l'occasione di poterle ripresentare, e abbiamo scoperto che, a parte alcune immagini sue musicali, tutte quelle veramente leggendarie non erano mai state scansionate e neanche esposte o rese fruibili dai collezionisti attraverso delle edizioni fine art. E quindi ho proposto di venire in Italia e di lavorare ad Alba
per una settimana con una quarantina di immagini che io reputavo interessanti, e abbiamo fatto questo restauro pazzesco dove gli originali di Kane, ho scoperto com'erano le foto di Kane, erano dei vecchi Kodachrome sottoesposti di 3 stop per avere massima saturazione di colore e un po' di diaframma in più, che poi venivano compensati in stampa. Però di Kane non esistono praticamente più stampe vintage o firmate, quindi non c'era qualcosa di attendibile, e allora abbiamo restaurato, scansionando e diciamo, bilanciando in Photoshop le sue immagini e ottenendo poi delle stampe che rispondessero ai criteri e diciamo alla creatività di Kane. Ecco, parlando poi della fase successiva, cioè il processo digitale, quindi di restauro di dello sforzo di riportare all'antico splendore, si passa finalmente alla stampa, ma mica con tanta leggerezza, giusto? No, ovviamente è sempre molto importante il file. Quando si guarda una stampa digitale, fine art, contano certo l'inchiostro, la stampante, la carta, però conta molto il lavoro fatto a monte, come per esempio in analogico contava molto, a seconda del tipo di fotografia che si voleva fare, scegliere un certo tipo di pellicola e non un altro, svilupparlo in un certo modo e stamparlo su una certa carta e non su un'altra. Quindi tutto questo oggi avviene prima, diciamo in quella nuova camera oscura che si chiama Photoshop. Quindi sulle foto di Kane, come d'altronde anche sulle mie, si cerca di trovare una quadratura generale che poi si traduca in una stampa adeguata, con magari anche piccoli ritocchi, però massima qualità come quella che abbiamo usato. Abbiamo usato una Epson 9009, fantastica veramente, e cartane mule 100% cotone, fotoreg. Mi sembra per questo tipo di immagini un ottimo risultato. Cosa, una battuta finale, se tu dovessi scegliere uno degli artisti che hai fotografato, e quale sarebbe tra le stampe quella che gli regaleresti di sicuro? Beh, insomma, a ogni personaggio regalerei una delle foto che vedi qui nello stand. Sto cercando di pensare se c'è qualche personaggio a cui ho già regalato una stampa e che ha gradito. Ma Tom Waits ha gradito moltissimo la sua, col mantello che corre, come anche De André aveva sposato totalmente l'immagine di lui addormentato contro il termosifone. Alda Merini anche ha apprezzato molto la foto che le ho fatto, Lou Reed e Laurie Anderson, ma insomma tutti direi. Poi se mi vuoi chiedere qual è la mia foto preferita, quelle che ho detto, cioè sono legato soprattutto non tanto all'immagine ma quanto agli incontri che ho avuto la possibilità di vivere e di documentare. Quindi quando l'immagine racconta dell'incontro non è soltanto una testimonianza così, solo una semplice fotografia, quando racconta qualcosa della storia e dell'incontro, per me è riuscita. E quindi alla fine la stampa è quello che serve veramente per dare vita. La stampa è il veicolo tra la visione originale del fotografo e il fruitore, il pubblico. Non credo ci sia un'unica eccellenza, cioè ci sono delle immagini che funzionano molto bene in queste edizioni su una certa carta, con certi colori, ma non è detto che sia l'unica versione. Purtroppo, come il fotografo è sempre irrequieto e cerca di sviscerare tutte le visioni possibili, anche in materia di stampa c'è una certa ambizione di sviscerare tutte le possibilità di massima resa dell'immagine.